È evidente che la questione dell'aumento degli infortuni e soprattutto degli infortuni gravi è in stretta correlazione con le scelte di precarizzare il lavoro. I lavoratori precari, i lavoratori degli appalti non sono liberi di chiedere di lavorare in sicurezza. Riportare le regole sui posti di lavoro, altrimenti i morti continueranno ad aumentare, soprattutto se la domanda è in espansione, come nel settore dell'edilizia. Così commenta Michele Azzola, segretario della CGIL Roma e Lazio, l'ultima ennesima vittima. Il Lazio da tempo indossa la maglia nera per numero di incidenti e decessi nei cantieri. I dati ufficiali dell'INAIL e l'ANMI, aggiornati alla fine di luglio, parlano di 52 morti dall'inizio dell'anno contro i 61 dello stesso periodo del 2021. Nella sola provincia di Roma, numero sempre riferito ai primi 7 mesi dell'anno, sono stati 33 a fronte dei 40 del precedente. I sindacati invocano un rapido cambio di passo, parlare di formazione non basta più. Se un'azienda chiede a un lavoratore di lavorare senza sistemi di protezione individuale, senza tutti i sistemi di sicurezza, siamo in presenza di un omicidio sul lavoro. Non siamo più in presenza di morti bianche, non siamo più in presenza di banali infortuni, ma siamo proprio in un omicidio che è preterintenzionale, perché chi fa lavorare un lavoratore in condizioni di mancata sicurezza sa che può costargli la vita.